23 febbraio 1889 nasce Victor Fleming, regista tra i più grandi della sua generazione. Californiano, imbocca per caso la strada del cinema, cominciando come stuntman dopo aver sfidato più volte la morte nelle gare automobilistiche come pioniere dell'aeronautica. Dopo la gavetta con i più grandi come David Griffith e Douglas Fairbanks, negli anni 20 firma alcune regie. Lavorando su una versione del romanzo Lord Jim, crea il filone delle sceneggiature tratte da soggetti letterari. Capitani coraggiosi, Il mago di Oz e su tutti Via col vento, uno dei maggiori successi cinematografici di tutti i tempi. 9 premi Oscar, tra i quali miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, migliore sceneggiatura, migliore scenografia ed effetti speciali. Ormai osannato da pubblico e critica, la Major MGM gli affida la direzione di opere che restano nella storia, come Dr. Jekyll e Mr. Hyde del 1941 e Giovanna d'Arco del 1948. La Pulcella d'Orléans non aveva ancora 20 anni quando morì sul rogo, Ingrid Bergman più di 30 quando magistralmente la impersonò. Il film ottiene 8 candidature, vince 3 statuette. Fleming, soprannominato Mr. Macho, continua a dirigere personalità femminili molto forti, la Bergman appunto più volte, e prima di lei Vivien Leigh, Judy Garland, Clara Bow, Jean Harlow. Ma è Spencer Tracy che sceglie come protagonista per Joe il pilota, il suo testamento artistico ed umano. Di nuovo alle prese con gli amati avventurieri dell'aria, fa trascolorare il malinconico romanticismo verso un finale irrealizzabile eppure credibile, come la dimensione estetica dei suoi ideali. Steven Spielberg nel 1989 ne firmerà il remake altrettanto appassionato e poetico, Always, per sempre.